Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati in questa grigia feltre che ha appena visto il passare di un acquazzone, ma che presto si tingerà di colori della nostra bandiera italiana che sarà onorata dalle frecce tricolore. Le frecce tricolori sfrecceranno su Piazza Maggiore in occasione della presentazione ufficiale del programma del Mondiale di Parapendio che si svolgerà proprio sul Monte Avena nel nostro territorio bellunese all'inizio di luglio 2017. La polizia locale ha già chiuso le strade, molte sono le persone che stanno già arrivando in Piazza Maggiore e quindi sperando che il tempo regga andiamo a goderci lo spettacolo. Un commento a caldo di questo passaggio, tu che eri tra il pubblico, Nicola. Magnifico. Ho letto in Facebook che avrebbero anticipato l'arrivo delle frecce tricolori, ho fatto una corsa immensa per vederle, bellissimo. Ne è valsa la pena correre e farsi la salita per arrivare fin su in Piazza Maggiore, eh? Ne è valsa molto la pena. Davvero emozionante vederle, le ho viste già l'altro giorno, visto che abito qua, che facevano ricognizione, è stata un'emozione vederla una seconda volta, quindi molto bello, molto spettacolare. Presente anche la nazionale ufficiale che rappresenterà la nostra Italia a questi mondiali. È stato bellissimo. Com'è stato? È stato bello, è stata una bella soddisfazione vederle sfrecciare qua sopra e ovviamente avere un'apertura così bella di questa programmazione ufficiale. Tanta soddisfazione e soprattutto anche per riuscire ad aver legato un bel momento anche a tutta Feltre e a tutta la valle per questo mondiale e speriamo che con questo regalo di venire tutti quanti vengano a vedere i mondiali. Questo mondiale sbarca sul Monte Avena. Lei che è volontario vuole darci una sua opinione? Che vinciamo noi italiani sicuramente. Un bellissimo augurio e speriamo di onorarlo. Ah, sicuramente, 100%. Un sogno che si realizza. Quanto tempo è che ci andiamo dietro e quali sono le prospettive? Sono tre anni fa abbiamo avuto il proposito di candidarci a questo evento, 2 anni fa l'abbiamo raggiunto e il nostro sogno effettivamente era vivere e costruirlo così. Un sogno perché se consideriamo che comunque il nostro sport è uno sport di nicchia, gli sforzi che abbiamo messo in campo sono notevoli e devo dire che se potevamo sognarlo lo sognavamo così fino ad ora. Adesso ci aspettano 15 giorni di gara dove speriamo comunque anche i nostri ospiti, ma sicuramente si divertiranno, che la meteo sia compiacente come lo è stato stasera per noi e quindi fino alla fine. Un'apertura col botto, portare a 50 anni esatti il rinnovo del passaggio delle frecce tricolori, è stata un'emozione veramente grande, la piazza era piena. Beh, avendola vissuta da vicino anche le prove di lunedì scorso, devo dire che emozionante erano lunedì, ma oggi da pelle d'oca assolutamente, anche in virtù forse di tutta l'atmosfera che si era creata, il dubbio se venissero o meno. E devo dire che eravamo tutti emozionati, non ci è scappata la lacrimuccia perché con gli sforzi che abbiamo fatto e non è facile portare il sorvolo dell'aeronautica, della PAN, della pattuglia più amata dagli italiani, per noi è un successo ed è sicuramente un buon inizio. Noi feltrini ne siamo molto orgogliosi, ecco, hai parlato di tanti sforzi, siete in tanti a promuovere questo evento, tanti sono i volontari, chi vogliamo ringraziare? È difficile. Difficile perché sono veramente tanti, troppi, come ho detto, dalle istituzioni, agli sponsor innanzitutto, 2 main sponsor fantastici che ci hanno creduto su e ci hanno dato anche le risorse, poi naturalmente alle istituzioni e i volontari, anche non del volo libero, poi tra l'altro andiamo a parlare di istituzioni che coinvolgono tutta la Valbelluna assolutamente, compreso l'Alpago, non solo il Feltrino, dai club di volo, dal territorio stesso, dal tantan che si è creato, e dal tanto lavoro di una nicchia di 10 persone che da 2 anni si ritrova 2 sere a settimana per questo evento.
un progetto molto laborioso e che sarà anche l'opportunità di far conoscere attraverso lo sport un territorio, che è il territorio bellunese. Ecco, vorrei che ci dicessi qualcosa di questo. Infatti noi all'inizio ci siamo chiesti come poter esaltare questo evento, ma è stato automatico, perché la passione che ci porta a volare è la passione del nostro territorio, la nostra palestra di volo naturale. E fare qualcosa con il nostro territorio diventava qualcosa di importante per noi e di possibile, perché con il mondiale potevamo farlo. E quindi siamo partiti proprio con un progetto che si chiama Monte Avena 2017, perché coinvolge più comuni, coinvolge un intero territorio alla fine, e il territorio quindi ci ha corso dietro, ci ha creduto. E quindi è un territorio da promuovere, che ha bellissime caratteristiche, diciamo che può godere di un turismo lento, cosiddetto turismo lento, di cui anche il volo libero fa parte, e quindi non è stato poi difficile da quel punto di vista coinvolgere tutti gli attori. Ora, un ringraziamento, riflettendo così, devo dire che dovrebbe essere fatto anche, e va fatto, a tutte le donne e gli uomini che sono a fianco dei volontari, di questi 10 volontari che da 2 anni stanno lavorando, perché se siamo riusciti a raggiungerlo anche grazie al loro sostegno, che in famiglia abbiamo sacrificato, e quindi devo dire che dietro c'è sempre qualcuno. Gli imperdibili di questa edizione 2017. Beh, abbiamo l'apertura il 2 luglio qui a chiusura della mostra d'artigianato che si svolgerà qui appunto a Feltre. L'apertura è uno show a tutti gli effetti, con la sfilata delle nazionali, delle 48 nazionali presenti, poi con i maci sbobai che suoneranno, uno spettacolo di luci qui sulla Piazza Maggiore, quindi spettacolare da vedere queste luci, queste immagini proiettate sui palazzi antichi di Piazza Maggiore, e quindi molta festa sicuramente, ma grande spettacolo il 2 luglio. Chiaramente non mancherà lo spettacolo al giorno di chiusura, il 15 luglio, con le premiazioni a Pedavena, anche lì una piccola sfilata e sicuramente uno spettacolo pirotecnico alla fine, le premiazioni, un momento importante, Kay Rush che ci farà da speaker, e quindi anche quello molto importante, però tanti, davvero tanti gli appuntamenti gastronomici, di sport, spettacolo, festa, DJ set, tutti i giorni al Boscherai piuttosto che a Pedavena, a Sovramonte, a Fonzaso. Invito tutti a visitare il nostro sito, dove nella finestra degli eventi è proprio espletato giorno per giorno tutte le attività che meritano di essere vissute, come merita di essere vissuto il nostro territorio. Non ci resta che augurarvi un buon mondiale, soprattutto a voi che costituite il background di questa bellissima edizione. Sì, io ringrazio voi di questa opportunità di visibilità, ringrazio tutti quelli che ci hanno appoggiato, e quindi ci rivedremo il 15 luglio sicuramente altrettanto euforici.